Prima di iniziare il Santo Rosario, vogliamo fare una preghiera particolare a San Giovanni Paolo II, questo grande pastore che ha davvero inciso fortemente sulla storia della Chiesa e del mondo intero. Oggi che è il centenario della sua nascita, avvenuta proprio il 18 maggio del 1920. Giovanni Paolo II è particolarmente legato alla comunità di Fiobbio per il fatto che ha voluto beata Pierina Morosini, più volte l'ha nominata durante il suo ministero apostolico, anche quando venne a Bergamo nel 1981. Il 4 ottobre del 1987 la proclamò beata nella Basilica di San Pietro. A lui affidiamo tutta la nostra unità pastorale, oltre che il momento di ripresa che stiamo vivendo per la Chiesa e per il mondo, e tutte le intenzioni che portiamo nel cuore. San Giovanni Paolo II, prega per noi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Giovanni Paolo II, tra le tante cose importantissime che ci ha insegnato, ha posto la devozione a Maria come stella del cammino della sua vita, al punto da scegliere il motto da vescovo, da papa, Totus Tuus, riferito proprio a Maria. E insegna anche a noi l'importanza, la bellezza della devozione alla Madonna e del Santo Rosario. Buona preghiera a tutti. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel primo mistero, l'Annunciazione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Daggi oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Al termine di ogni decina, possiamo recitare la preghiera che la Madonna ha insegnato ai pastorelli di Fatima. Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
Possiamo ora continuare, se vogliamo, la nostra corona del rosario con gli altri quattro misteri della gioia che si recitano il lunedì e il sabato. Ogni decina è composta dal Padre nostro, 10 Ave Maria e il Gloria. Abbiamo già meditato l'Annunciazione del Signore. Il secondo mistero della gioia è la visita di Maria Santissima alla parente Elisabetta. Nel terzo mistero contempleremo la nascita di Gesù a Betlemme. Quarto mistero gaudioso, la presentazione di Gesù bambino al Tempio. Quinto mistero della gioia, il ritrovamento di Gesù fra i dottori del Tempio. Al termine del rosario reciteremo la Salve Regina e infine la preghiera secondo le intenzioni del Papa, un Padre nostro, un Ave Maria e un Gloria. Buona preghiera a tutti.